Mi sono emozionato, fratelli tutti, carissimi giovani, perché mi rivedo nelle tante giornate mondiali della gioventù a cui ho partecipato. Ho partecipato alla prima giornata mondiale celebrata in Polonia, a Częstochowa, nel 1991, ero vescovo da un anno. Sono un veterano delle giornate della gioventù. Poi ne ho fatte altre 5-6. Dopo Częstochowa sono stato negli Stati Uniti, in Colorado, a Denver, nel 93, nel 97 a Parigi, nel 2000 a Roma, nel 2008 a Sydney, in Australia, nel 2011 l'ultima a Madrid, sì, vero. E quindi mi rivedo, in qualche modo stasera divento un po' più piccolo, ma ce n'ho tanti di anni, cari ragazzi. Poi vedendo voi mi sento ancora più emozionato. Che cosa sono queste giornate che il San Giovanni Paolo II ha voluto e che sono state continuate da Benedetto XVI, da Papa Francesco? Ci sono dei momenti bellissimi, non lo so cosa. Vi racconto quello che ho vissuto, facciamo così, avevo scritto qualcosa, forse sì, ve lo leggerò. È bello ripensare a cosa sono per i giovani questi momenti bellissimi, meravigliosi, per cui ci si sente trascinati. Non da una rock star. Adesso vi cito un tizio. Qualche giorno fa, forse molti di voi avranno sentito anche un po' di polemiche, c'è stata una di queste rock star che ha tenuto un grande concerto, decine di migliaia di giovani, in una terra segnata dall'alluvione e dall'acqua. Si è esposto a tante critiche, Bruce Springsteen. Io quando ero parroco qui mi piaceva, le conoscevo tutti i suoi dischi, li avevo, e dico, quel fatto mi ha dato fastidio. Tanti hanno avuto da ridire, una terra che vive la tragedia di morti, di acqua che inonda tutto, che distrugge ogni cosa, e vabbè, sono i problemi altri, i problemi commerciali da cui non ci si può distrarre. E pensavo, ecco, ho scritto proprio questo. Perché tanti giovani si radunano in questi mega concerti? Ho pensato che forse l'energia di Bruce Springsteen dà voce a un desiderio che ci abbiamo, che ci portiamo tutti dentro, in modo particolare i giovani, il desiderio di comunità. Direi che c'è un ingrediente segreto al cuore della festa rock, il desiderio di comunità. Perché dentro le arene si addensano migliaia di biografie, i palpiti, i ricordi, i dolori, le gioie di ognuno che si assomigliano a quelle degli altri. Ma credo che qualcosa del genere, ma molto più bello, molto più vero, accade proprio nei grandi raduni delle giornate mondiali della gioventù. Sono stato spettatore, sono stato coinvolto, ero uno dei vescovi catechisti, mi ricordo le catechesi, 3-4 mila giovani che venivano invitati ad approfondire il senso della loro fede, le loro attese, le loro speranze, ma anche le loro delusioni. 6 o 7 giornate mondiali. I protagonisti della GMG chi sono? I giovani. Guidati e trascinati, ho scritto qui, non da una star o da un rocker, ma da un testimone. Un Papa rinfrancato, voglioso di condividere la gioia del Vangelo. Un Papa che desidera far comprendere la bellezza e la pienezza dell'esperienza cristiana. Papa Giovanni Paolo II, come dimenticare Papa Giovanni Paolo II alla giornata mondiale del 2000 a Roma, che stava già malmesso, che col bastone guidava i canti, il tempo da portare, era trascinato e ci trascinava tutti, eravamo 2 milioni a Roma. Ma è la stessa esperienza di Papa Benedetto. Ricordo un episodio, la giornata mondiale di Madrid, alla veglia, alla grande veglia di preghiera, un acquazzone, vento, acqua,
e noi vescovi bagnati come pulcini sotto lì. E Papa Benedetto che non si sposta, rimane lì al suo posto perché c'era la grande adorazione. E Papa Francesco, cosa possiamo dire di lui? Ogni giorno ci rinfranca, ogni giorno ci stimola, ci provoca, ci pone dei punti interrogativi a tutti. Sa dialogare con voi ragazzi, con voi giovani, sa suscitare quelle corde di cui abbiamo bisogno per far risuonare il bisogno che abbiamo di stare insieme, di essere motivo di speranza per questo mondo di vecchi che lo sta invecchiando, lo stiamo invecchiando. Ecco, la giornata mondiale dei giovani significa ringiovanire, ridare ai giovani la loro parola, la loro capacità che c'è ancora posto per la speranza, per un mondo in cui non la violenza, non le guerre, non gli odi, ma la fraternità, la gioia di stare insieme potrà dare a questo mondo una speranza che non siamo alla fine, ma siamo di nuovo a un inizio di una vita nuova, di una primavera che il Signore farà piovere, farà vivere a tutti quanti noi, a voi in particolare, ne avete bisogno. Invochiamo la Madonna delle Grazie, invochiamo San Pio. Mi ha commosso un po' il presentatore qua adesso, non mi ricordo, Nicola Russo mi pare che si chiama, che mi ha ricordato il motivo per cui io sono qua, ed è vero, sono due gesti che qua mi fanno vivere fino in fondo il mio essere sacerdote, l'Eucaristia che celebro ogni giorno. Ma sapete ragazzi, mi sento un po' a disagio quando sto su quest'altare, perché penso che qui è stato tante volte San Pio, mi sento un po' a disagio perché, però sento la sua presenza ed è bello. L'altro segno che vivo qui è la confessare, e dico sempre quando confesso, perché ne ho tante di esperienze. Volete sapere, un giorno, no, la settimana scorsa ho dovuto confessare uno che dice, mi ha chiesto se parlavo un po' di inglese, dico sì, poi a un certo punto mi rendevo conto che era un po' faticoso, allora abbiamo cambiato, siccome lui è di lingua inglese ma sta in Francia, ho detto facciamo così, tu parli francese ed io ti rispondo in inglese, e così abbiamo fatto una bella confessione. Ho detto cioè, è proprio vero che Padre Pio qui mi dà una mano, lasciamoci guidare da lui, da questo santo che ci porta a Gesù Cristo. La strada è quella lì, cari ragazzi. E chi ci accompagna, chi ci prende per mano, è la Madre di Gesù, che è anche la Madre nostra, la nostra Madonna delle Grazie.